Si può fare un cicloviaggio con un bambino e la sua bici? È facile, difficile o impossibile? Di sicuro non è impossibile e non è neanche facile. Allora sarà difficile? No, semplicemente si tratta di un viaggio, la sua prima avventura a pedali. Oggi vi racconterò il primo cicloviaggio di Elio che ha fatto con la sua bicicletta da 16. Vista la natura del viaggio itinerante con le biciclette, per girare questo video non potevo portarmi la mia attrezzatura quella solita e allora mi sono attrezzato affittando una GoPro e con il paletto da selfie, con l'imbragatura quella da attaccare qui e poi mi sono armato anche con il telefono, il mio Redmi Note 10 Pro e quindi ho fatto i video con questi due supporti. La storia può iniziare, buon viaggio! Ah, dimenticavo, il prossimo episodio del Dietro le Quinte è in lavorazione, è difficilissimo riuscire a organizzarsi per andare a intervistare le persone insomma durante il loro lavoro, perché comunque mi devono dedicare del tempo, quindi è molto difficile. Abbiate pazienza, ma fidatevi che presto uscirà un nuovo bellissimo video, un nuovo documentario della rubrica Dietro le Quinte. Intanto non vi lascio soli e vi porto con me in questo bellissimo viaggio in bici con mio figlio. Abbiamo percorso circa 50 km, divisi in tappe per un totale di 3 giorni di viaggio. Le nostre 4 borse con tutto il necessario, le strutture di appoggio per la notte già prenotate e siamo partiti. Sveglia alle 6 e treno alle 8:15. Siamo scesi alla stazione di Assisi alle 10:30 e da lì è partita la nostra avventura. Purtroppo i primi 10 km sono su strade condivise, ma piuttosto tranquille e poco trafficate. Una tirata di orecchie alle amministrazioni locali per non aver portato a termine un lavoro davvero spettacolare e per non prendersene cura a sufficienza. Ma noi siamo più forti, ci facciamo coraggio e procediamo lungo il nostro viaggio con estrema attenzione. Rigorosamente in fila, con Elio al centro, l'ultimo si allarga un pochino per proteggerlo e via. I chilometri scorrono e finalmente arriviamo al percorso esclusivo per le bici. Ci rilassiamo, ma non troppo. Come detto, la manutenzione è scarsa, c'è tanta vegetazione ed è meglio tenere sempre gli occhi aperti. Ma la strada è dritta. La campagna e il silenzio ci regalano una tranquillità rassicurante. Siamo in viaggio e maciniamo chilometri come non avremmo mai pensato di fare con il piccolo Elio e la sua bici da 16. Arrivati a Cannara, una breve tappa per addentare un panino e si riparte verso la prima meta. Prima tappa, Bevagna. A meno che non siate super facoltosi, vi toccherà, come noi, dormire a qualche chilometro di distanza dal borgo. Siamo arrivati presto in agriturismo, abbiamo lasciato i bagagli e ci siamo sistemati. In men che non si dica, abbiamo ripreso le bici in direzione di Bevagna. Una corposa pericena in modo da tornare prima che facesse buio e due passi per curiosare tra i vicoli del festival medievale che si tiene in questi giorni. Casa, bici, pulì, basta, fine, addio, per sempre. Buongiorno, seconda giornata di pedalata. Sei pronto, Elio? Destinazione Trevi. Si riparte, siamo carichi. Breve tappa di nuovo a Bevagna per prendere il pranzo e via. Il percorso che ci aspetta è finalmente tutto su ciclabile. Campagna sterminata, girasoli, mais e grano, tratti ombreggiati dagli alberi che ci permettono di rifiatare dall'afa. Il fiume ci accompagna in un percorso piacevole e lineare. L'unica incognita è come raggiungere il paesello dove pernotteremo, leggermente staccato dal percorso ciclabile. Usciti dalla ciclabile prendiamo via Traverse, fatta eccezione per un breve tratto piuttosto trafficato. Giusto il tempo di mangiare un panino e siamo subito nell'alloggio che abbiamo prenotato. La tua destinazione si trova sulla sinistra. Ma sta sulla destra, Google. Il classico alberghetto sulla statale senza pretese. L'ottica è quella di risparmiare, ma non ci si riesce poi tanto. La seconda tappa è stata raggiunta, ma non possiamo rimanere a guardare Trevi dal basso senza farci un salto. Quindi riprendiamo le bici e affrontiamo una difficile sfida per il piccolo Elio. 4 km di salita divisa in tornanti. Con calma, a volte pedalando e a volte spingendo a mano, ce la facciamo, arriviamo in cima. Eccoci a Trevi.
Dopo una breve sosta per rinfrescarci, iniziamo a girovagare per il borgo in cerca di una soluzione per la cena. Come il giorno precedente, dobbiamo fare il ritorno prima del tramonto. E mentre ci chiediamo come fare, ci ritroviamo davanti ad un festival musicale ospitato in una location davvero spettacolare. E fanno anche da mangiare, nonostante sia presto. Perfetto, cibo alla griglia, un po' di relax accompagnato dalla musica e ripartiamo per tornare al nostro albergo. Buongiorno! Eccoci di nuovo in sella per affrontare l'ultima tappa, circa 16 km con una sosta a metà strada per visitare le fonti del Clitunno. Con il caldo che fa, potersi rilassare un momento al fresco di questo piccolo paradiso ci rimette in sesto. Cibo per gli animali! Elio dà da mangiare alle anatre, prendiamo dei panini da consumare all'arrivo e ripartiamo. Ormai ci siamo quasi. La strada scorre veloce sotto le nostre ruote felici e spensierate e chilometro dopo chilometro raggiungiamo finalmente Spoleto. Ci accoglie l'unico bici grill lungo il percorso. Prendiamo da bere, ci mettiamo all'ombra e azzanniamo i nostri panini. Siamo in largo anticipo per prendere il treno, quindi mi concedo di fare qualche domanda ad Elio sull'esperienza appena vissuta. La cosa che mi è piaciuta di più era la prima casa, perché ci stava un comodo letto. Avevo conosciuto pure un nuovo gatto che si chiamava Miu. Miu, che ci ho fatto amicizia, però quando ce ne siamo andati era un po' triste. Quello che mi è piaciuto di più è che sono stato bravo a fare le salite, le discese. Abbiamo visto un paesello medievale, però non potevamo vedere i cavalieri che combattevano perché iniziava alle 10:30 e noi non potevamo andare verso la casa di notte. Quindi mi è dispiaciuto molto. La cosa più difficile è stato ascoltare mamma e papà, che non stava attento alle bici, quindi è stata bella faticosa. Oggi ho imparato molto a concentrarmi, a non essere mai distratto e di pensare che ci riesco a fare salite, discese e di seguire mamma e papà. Vorrei proprio fare un altro viaggio qui perché mi piace molto il posto. Mi piace andare in bici, girare nei posti, vedere la casa, pure il mio primo ciclo viaggio mi è piaciuto molto. Amici, perché non venite da noi a fare un altro cicloviaggio? Perché io ho fatto il primo. Perché non venite da noi a divertirvi? È facile, bello, divertente. Convincete i vostri genitori a venire. Alla prossima. Ciao ciao. È un viaggio che consiglio a tutti. Non c'è bisogno di essere allenati. Basta solo avere voglia di passare tanto tempo a pedalare. Bisogna tenere gli occhi aperti, certo, e adattarsi a quello che si trova lungo il percorso. Per prevenire piccoli imprevisti basta un minimo di organizzazione. Cibo e acqua non devono mai mancare, insieme ad una bella dose di pazienza. Qui la fretta non esiste. È il tempo che ci regaliamo per stare insieme, che impone il suo ritmo placido e tranquillo, e noi ce lo prendiamo tutto, tutto il tempo che ci serve.